Salve a tutti ed eccoci ritrovati su Heartward. Purtroppo il server dove eravamo prima ha appena wipato, quindi abbiamo deciso di cambiare server visto che tanto dovevamo reiniziare da zero, anche perché gli admin lì non erano proprio simpaticissimi. Quindi reiniziamo con la speranza di riuscire a breve a combinare qualcosa di buono. Intanto ci serve tutto, ovviamente, tutto, ma proprio tutto. L'ho già detto tutto. Devo vedere dove avevo già fatto la mia piantagione, eccola qua. E metterci anche questi che ci serviranno e come. Qua niente, non me lo fa mettere, vediamo un po'. Ecco qua. Ah sì, fortunatamente. Qua nel deserto i cactus praticamente ti salvano la vita. Ho sempre usato la crema solare nel modo sbagliato. Non sapevo si mangiasse. Però è sempre un inizio. Ok, la piantagione è fatta, quindi andiamo nella vallata qua con la speranza di trovare più risorse possibile. Si è già rifatta. Buono. Questa zona qua è piena di monio, fortunatamente. A me servirebbe titranium, ma qua è un po' difficile trovarlo. E poi giustamente le nostre gemme azzurre, che sono ancora più difficili da trovare in questa zona qua. Dovrei andare sulla neve, solo che sono solo soletta per il momento e onestamente ho un po' paura, anche perché il server è pieno, ma pieno. Che fatica c'è, ragazzi, a prendere due gemme qua, eh. Eccolo lo spoticchione, vediamo un po' se sarò in grado a tirare una frecciata prima cosa. Nel più gliela tiriamo. Eccolo. Eh no, mi sa che mi conviene andare di persona a prenderlo a bastonate prima che mi ammazza. Oh, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, incredibile, ce l'ho fatta. Ma io non è che sono avvelenata di più. Oh signor, ormai sti cespugli sono diventati casa mia. Mi nascondo perché non si sa mai chi può passare, siccome sono troppo debole. Non ho armi a parte l'arco per difendermi. Per di più con la vita molto giù. Qui vicino a quella casetta lì ci sono delle gemme interessanti. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci. Ovviamente appena si rialzerà un po' la vita, perché sennò tanto vale. Moriamo anche prima di pensarci. Nel frattempo mangiamoci un'arancia, qua fai una cura di frutta incredibile. Quindi dieta più salutaria di questa non ce n'è. Stiamo provando ad avvicinarci a queste gemme. Se non sbaglio c'era una radioattiva addirittura, che non è questa, e te pareva, era troppo bello per essere vero. Eppure mi sembrava di aver visto una gemma. Signori, siete a casa? Spero proprio di no. Se siete a casa state lì bravi bravini, non uscite. Niente da fare. Se non c'hai la protezione, e anche con la protezione qua non è che va proprio alla grande.
Ma sto cercando quella specie di pietra azzurra che giuro di averne visto una prima. Quella mi sembra sempre verde, quindi niente. Andiamo pian pianino in qualche altro cespuglietto. Eccola lì, eccola lì. Se non sbaglio è proprio quella. Spero che sia quella. Da qua non è che vedo tanto bene. Vabbè, proviamo. No, sempre verde anche questa. Ma che paline. Dai, dai, forza. Fatti più in fretta prima che muoio. La cosa divertente è che io mi nascondo, ma mi dimentico che dal mio corpo fuoriescono pallini verdi di avvelenamento, quindi anche se nessuno sa che sono qua, vedranno i pallini che escono. Furbo il mio nascondiglio. Vabbè, diciamo che comunque sei sempre più protetto che essere proprio in bella vista. Niente, sempre solo ed esclusivamente gemme verdi e a me quelle non interessano affatto. Interessava quella blu che, caspiterina, non la trovo più. Ti ho fatto pure la rima. Come al solito dobbiamo aspettare che ci ricresce un po' la vita. Vediamo un po'. No, non ci credo, solo uno di acido. Ma tirchione! Solo uno! Proprio tirchio, eh! Vediamo se riusciamo ad arrivare a quella gemma lì che da lontano mi sembra blu. Da vicino vedremo. Niente radiazioni? Niente radiazioni? Eh no, niente radiazioni perché è verde. Non ci posso credere, ma ce n'era una. Mo con sta cipa che la trovo. Gira che rigira, qua non si trova più. Mi sa che sarò costretta a malincuore ad andare sulla neve. Il problema è che per andare sulla neve non ho né i vestiti adatti né niente. Per questo mi serve la dinamite, quindi niente. Quella. Verde anche quella. Vabbè, andiamo a rompere le scatole a sto fenomeno qua che è anche vicino a un'altra gemma. Non te ne andare. Ecco. Solo che tra l'avena. Meno male. Un po' di piume me le ha dette. Devo starne lontana da qualsiasi. Ups, un'altra caduccia. No, troppo rischioso in là. Dai, un posto per nascondermi. Lontano da qualsiasi gemma, per favore. Forza. Beh, se qualcuno butta una dinamite per questa pietra qua, ho risolto tutto. Fortunatamente ora siamo in compagnia di Frankie, che mi darà una mano a farmare erba buona. Senza pantaloni radioattivi, sto accumulando un po' troppe radiazioni. Frankie, ti assumo come cacciatore professionista visto che io sono una frana. Aspetta, che io ho ancora troppe radiazioni per quella. Devo farmele Prendo io passare. questa. Beh, ti do una mano che tanto. Ok. Ci sta lo Yeti, eccolo. E io c'ho ancora solo l'arco. Non ho ancora visto gente con i veicoli qua. Ti conviene star lontano. Beh, quella poco mi assicura, ma comunque non li ho visti. Questo è il nuovo modo di caccia.
ma devi saltare insieme, Se, salvo che ci non riesco. viene Vabbè, non vai. viene stare alla larga come della fondation. Ok, mi nascondo in qualche cespuglio. Bello il tuo nuovo modo di cacciare, me piace. Madonna, Ma quando si muove così veloce. infatti vedo che non lo stai battendo per niente, lui è a destra, tu tiri a sinistra. Immagina il libro Vic. Madonna. Oh, fatto. No, solo grasso animale. Sì. A me serviva la pelle. Ah, non ti ha dato la pelle, a me date la No. pelle. No, non me l'ha data, mi ha dato 60 di grasso animale e basta. Allora sei sfigato. Se, dimmi qualcosa che non so. E devi fare. Per caso ti serve la calce è Se, accinta. se, se. Calcio soprattutto me ne serve parecchia. Devo ancora costruire, io sopra le rocce Mi non. sfonda, serve di fare la dinamite. Sopra le rocce non ci sono ancora arrivata. Ho ancora un sacco di La lavoro da fare dinamite lì. che facciamo i roccioni grandi. Eh sì, quelli ti danno uno sbotto. Questa me la piglio. Serve la calce, Se, non infatti, ce ne sta pigliate quella. abbastanza. Qua vedo che ce n'è più che nel deserto, stranamente. Sono più giù che faccio le altre. Boh, c'è un coniglietto, vediamo se. Ah, sì, ciao. Ciao, ci si rivede un'altra volta. Cioè, mi sono pure fatta l'arco da caccia e non ci riesco lo stesso. Escono i magneti. In effetti non ho trovato manco uno. Ma è in magneti come l'ambra, a caso. Ti dispiace se aspetti un attimo mentre stai in giro? No, Vado. no, vai tranquillo anche perché mi tipperò a casa per portare la roba che ho fatto e poi Andiamo ritorno. a fare della dinamite per buttare giù un po' di sassi. Se, vai, vai, vai tranquillo che mi tipo fino a casa così almeno poso sta roba che non ho ancora lo zaino furbo io perciò anche pochi slot. Aspetta un attimo che mi tipo direttamente. Ok, allora ti aspetto. Cavolo, non pensavo di trovare più calce qua che nel deserto. Pensa un po'. Che strana sta map. Ma nel deserto non ce n'è sta di calce, ce n'è stato pista. Un po' ai bordi della Infatti, foce. però qua sulla neve, sull'altro server non se ne trovava proprio niente, quindi è quello che mi fa strano ancora. Sa che sono incespugliata come al solito in attesa che arrivi. Ci fossero i cespugli più grossi, mi sa che farei casa proprio in mezzo a un cespuglio. Che serve per la dinamite. Forse
Fortunatamente ora siamo in compagnia di Frankie, che mi darà una mano a farmare erba buona. Senza pantaloni radioattivi, sto accumulando un po' troppe radiazioni. Frankie, ti assumo come cacciatore professionista visto che io sono una frana. Aspetta che io ho ancora troppe radiazioni per quella. Devo farmele Prendo io passare. questo. Beh, ti do una mano che tanto. Ok. Ci sta lo Yeti, potrei E io c'ho ancora solo l'arco. Non ho ancora visto gente con i veicoli qua. Ok, conviene stare lontano. beh, quello poco ma sicuro, ma comunque non li ho visti. Ah, questo è il nuovo modo di caccia. Ma devi saltare insieme, non ti conviene. Salvo che Ti ci riesco. conviene Vabbè, vai. stare alla larga proprio dalla fondation. Ok, mi nascondo in qualche cespuglio. Bello il tuo nuovo modo di cacciare, eh? Mi piace. Madonna, quando si muove così veloce. Infatti, vedo che non lo stai beccando per niente. Lui è a destra, tu tiri a sinistra. Immagina il libro Vicky. Madonna. Oh, fatto. No, solo grosso animale. Sì. A me serviva la pelle. Ah, non ti ha dato la pelle, a me date No. la pelle. No, non me l'ha dato, mi ha dato 60 di grasso animale, basta. Se, Allora sei sfigato. dimmi qualcosa che non so. Che devi fare? Per caso ti serve la calce? È Se, accesa? se, se. Calcio soprattutto me ne serve parecchia. E devo ancora costruire, io sopra le rocce Secondo, non. serve di fare la dinamite. Sopra le rocce non ci sono ancora arrivata. Ancora un sacco di Con la lavoro da fare dinamite lì. che facciamo i roccioni grandi. Eh sì, quelli ti danno uno sbotto. Questa me la piglio. Serve la calce. Se infatti Ce ne sta pigliate quella, abbastanza. qua vedo che ce n'è più che nel deserto, stranamente. Sono più giù che faccio le altre, eh. Boh, c'è un coniglietto, vediamo se. Nah, sì, ciao. Ciao, ci si rivede un'altra volta. Cioè, mi sono pure fatta l'arco da caccia e non ci riesco lo stesso. Escono i magneti. In effetti non ho trovato manco uno. Ma è in magneti come l'ambra, a caso. Ti dispiace se aspetti un attimo che mentre stai in giro? No, Che vado. vai tranquillo anche perché mi tipperò a casa per portare la roba che ho fatto e poi Volevo ritorno. fare della dinamite per buttare giù un po' di sasso. Sì, vai tranquillo che mi tipo fino a casa così almeno poso sta roba, che non ho ancora lo zaino furbo io, perciò anche pochi slot.
aspetta un attimo che mi tipo direttamente. Ok, allora ti aspetto. Cavolo, non pensavo di trovare più calce qua che nel deserto. Pensa un po'. Che strana sta mappa. Ma nel deserto non ce n'è sta di calcio, ce n'è stato di solo un po' ai bordi della Infatti, foce. però qua sulla neve, sull'altro serro non se ne trovava proprio niente, quindi è quello che mi fa strano ancora. Sa che sono incespugliata come al solito in attesa che arrivi. Ci fossero i cespugli più grossi, mi sa che farei casa proprio in mezzo a un cespuglio. Che serve per la di